Con che cosa ce la dovremmo prendere? Qual è l'obiettivo? Chi il nemico da colpire? Cosa c'entrano madri e bambini con la guerra? Non la dovrebbero combattere i militari? Perché gli anziani, i malati, i civili innocenti? Dovremmo cercare di capire meglio. Approfondire. Quanti e quali sono i pazzi che vogliono la guerra? Dov'è l'Occidente? Dove e come dorme la gente? Esiste una solidarietà fraterna più forte della morte? Che sia diversa dalle potenze distruttive delle armi? Quali aiuti dare all'uomo perso nel macabro destino? C'è un limite oltre il quale coscienza e amore possono andare? E se c'è, e c'è, Dio nostro, ti prego, indicalo ancora, non ti stancare, rendici costruttori di pace. La tua voce sia l'unica ascoltata verità. Chi finge e fugge da te, inchiodalo alle sue criminali responsabilità. Ognuno dovrà farsi umile strumento di salvezza dell'umanità. Dall'alto smetta di piovere sugli innocui questa collera armata, altrimenti solo odio e rancore resterà la terra insanguinata. Padre nostro, scenda presto l'infinita tua misericordia, desiderata quanto immeritata nella nostra anima disgraziata. Così sia.